In questo caso invece sul lato destro stiamo andando a far visita al cosiddetto cocchio dorato, che viene utilizzato tutti gli anni, da centinaia di anni sulla falsariga dei precedenti cocchi, per portare per l'appunto Sant'Efisio in processione. Quella che stiamo osservando è una strada completamente deserta, il viale Poetto, sul lato destro lo stagno di Molentargius, in lontananza il forte di Sant'Ignazio, là in fondo, su quella collina. Mi sto recando in città per poter realizzare nel capoluogo della Sardegna una intervista sulla storia di Sant'Efisio, che quest'anno, sia il primo che il 3 maggio, non potrà godere di una grande festa, ma sicuramente dello scioglimento del voto che da centinaia e centinaia di anni si ripete in quella che oggi è una Cagliari deserta e non festosa come lo scorso anno e gli anni precedenti. È una città del sole, effettivamente baciata dal sole, la nostra Cagliari. Vedere del terzo guardiano, appunto, che viene indossato dal rappresentante della saga del terzo guardiano, che è stato praticamente questo degli anni 70. Degli anni 70 del Novecento. Poi possiamo vedere anche altri anelli, altri monili. Ci sono doni offerti dai sindaci anche della città, sì, di Cagliari. Sì, stavo cercando proprio quello. Quello che state osservando oggi è solo un'anticipazione di quel che andrà in onda in occasione della festa di Sant'Efisio dell'anno 2020.